Ehi la ciurma, io sono MasterTest e benvenuti in questo nuovo video tutorial di Mountain Blade Bannerlord. Oggi affronteremo la creazione del personaggio. Questo probabilmente è il primo tutorial che uno dovrebbe vedere della serie di tutti i tutorial, ma tra quelli che al momento avevo intenzione di fare era il più affrontabile, quello su cui ho più informazioni di tutti e di cui sentivo forse un pochettino di più anche la mancanza. Allora, innanzitutto, campagna. E creiamo un nuovo personaggio. Caricamento permettendo. In questo momento non sono ancora nella possibilità di fare degli editing video, quindi nella mia postazione improvvisata dobbiamo un attimo aspettare anche questi tempi tecnici. Dai, che ci siamo. Ok. Allora, iniziamo con la cultura del nostro personaggio. Questa è una scelta molto molto importante inizialmente. Allora, abbiamo la possibilità di scegliere tra le sei etnie principali che sono presenti dentro il gioco: i Vlandians, gli Sturgeons, gli Empire, gli Azerai, i Cusates e i Batanians. Allora, ognuna fa anche un attimo il loro background dietro, ma non vado adesso a leggerveli e a spiegarveli uno per uno perché non è l'obiettivo di questo tutorial. L'importante è dire che la cultura da cui proveniamo non influenza per niente il che fazione sceglieremo all'interno del gioco, perché partiremo come indipendenti e non ci saranno né dei bonus né dei malus per scegliere uno o l'altro. Di conseguenza, questo va scelto. O se uno ha delle ideologie particolari, oppure, 99% dei casi, in base all'abilità passiva che ci dà. Allora, intanto iniziamo dai Vlandians che hanno il 20% di esperienza in più alle nostre truppe dalle battaglie. Questo è un boost davvero davvero considerevole. Per il fatto che fa aumentare più in fretta il livello delle proprie truppe, quindi possiamo portarle da un livello base a un livello di esperienza alto più rapidamente. 20% non è una cosa esagerata, non è un più 100%, okay, però è considerevole, si sente già qualcosa di sensibile. Sturgeons. I Sturgeons hanno 20% less speed penalty from snow, quindi si muovono più velocemente nei terreni innevati. A meno che non abbiate intenzione di giocare nella parte alta della mappa costantemente e tenere dei possedimenti là, non è particolarmente interessante perché vi rende semplicemente più veloci su una parte ristretta della mappa. Empire, 20% construction speed bonus to town projects, wall repairs and siege engines. E medio. Medio, nel senso che se avete intenzione di fare una partita molto basata sulle costruzioni dei vostri possedimenti e su fasi di assedio o difesa da assedio, ci sta. Il problema è che per come è strutturato Bannerlord non potrete concentrarvi solo su quello, perché altrimenti il gioco diventerebbe fare nulla e aspettare solo che succedano delle cose costantemente. Per cui non è una. Cioè, è buono, ma è difficile che voi abbiate uno stile di gioco per cui vi sia interessante. Azerai. Le carovane sono il 30% più economiche da costruire e si ha il 10% di trade penalty in meno. È molto buono questo e secondo me è top insieme a quella dei Vlandians per il fatto che le carovane sono una buona fonte di reddito. È vero che il 30% più economiche è una cifra che a un certo punto è trascurabile e non è che andate a farle a disfarle costantemente perché le carovane sono produttive sul lungo raggio e poi ne parlerò più approfonditamente quando avrò un tutorial sul commercio avanzato. Mentre invece quella che è interessante di più e più costante è il 10% less trade penalty, che non è potentissimo, non è un 20% che l'avrebbe fatta essere davvero molto più forte come abilità passiva, ma è buono. È buono.
Crusades hanno 10% di extra speed bonus per i cavalieri, cioè la gente a cavallo sulla mappa. Quindi ci si muove più velocemente sulla mappa, ma solo se abbiamo delle truppe di cavalleria. Quindi è interessante se abbiamo intenzione di fare un esercito di sola cavalleria, ma è difficile trovarsi in una situazione del genere. I Batanians hanno una cosa simile agli Sturgeons, cioè siamo al 10% meno rallentati quando siamo nelle foreste. È più frequente trovarsi nelle foreste rispetto che trovarsi nella neve, a meno che non parliamo di inverno in cui la neve comunque si espande, ma non sono poi così esaltanti. Scegliamone una a caso in questo momento per questo tutorial. Creazione del personaggio qua. Possiamo, cioè potete scegliere a vostro piacimento e customizzarlo a vostro piacere. Andiamo nella fase successiva. Allora, qui ci saranno delle fasi consecutive di scelta su quello che è la vostra famiglia di origine e quelle che sono le vostre esperienze. È importante notare che oltre alla descrizione qua va a cambiare quelle che sono le vostre abilità. Sia dal punto di vista degli attributi che proprio dei focus points delle abilità. Diciamo che bisogna andare a selezionare un po' quello che si vuole avere come personaggio. Per questo io vi consiglio magari di seguire il mio tutorial sulle abilità. Ma su alcune cose non si può transigere, nel senso che comunque di base una situazione in cui ci troveremo molto spesso è quella di combattere corpo a corpo e quindi un po' di vigor e un po' di combattimento con armi a una mano soltanto è necessario. È altrettanto interessante l'attribuire dei punti all'arco o comunque alla balestra perché sono molto importanti, non possiamo permetterci di combattere senza avere una buona abilità in una di queste due. Endurance, riding e athletics sono importanti, per cui anche dei punti vi vanno spesi qua. Smithing può essere trascurabile se non avete intenzione di portare quello a un livello, se non avete intenzione di fare fabbro. Cunning è mediamente trascurabile, nel senso che scouting possiamo prenderci degli ottimi companion per far quello, la roguery sale abbastanza rapidamente e tactics non l'ho trovata così fondamentale in questo momento, in questo stato del gioco. Social abbiamo charm, leadership e trade. Questo è molto 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 importante per la parte del trade, che è uno dei metodi più importanti per guadagnare soldi, secondo il mio modesto parere, all'inizio del gioco, ma potete anche non essere interessati, se siete interessati solo a picchiare gente, allora investite piuttosto che in trade, in roguery, per guadagnare di più e prendere più loot dalla gente sconfitta. O dai villaggi che voi assalite. Intelligenza abbiamo Steward che sarà importante solo in late game, cioè no, mid game, diciamo, quando avrete dei possedimenti terrieri. E comunque può essere gestita da dei companions. Medicina che consiglio di far gestire dai companion. E Engineering che allo stesso modo consiglio di far gestire i companion. Per cui quello su cui non possiamo transigere è armi a una mano, arco, riding e athletics e uno tra roguery e trade. Io consiglio trade. Tutto il resto è più trascurabile. Per cui ad esempio qua vedete che scegliere che la mia famiglia fossero dei membri della guardia del corpo del capitano. Ci dà più uno di vigore, più uno di bow, che è molto buono. Gli healer invece cosa mi danno? Più uno di carisma, più uno di intelligente, più uno di medicina. Trascurabile. Tribes people cosa ci dà? Ci dà
più uno di throwing, che è il più scarso dei tre, perché abbiamo molti pochi proiettili nelle armi da lancio, per cui sono poco utilizzabili per un combattimento più generico, mentre invece l'arco può essere utilizzato in quasi tutte le situazioni in cui ci troviamo, che sia assedio, che sia una battaglia in un posto aperto, che sia in un hideout, che sia in un torneo, è molto molto più spendibile che non il throwing. Però ci dà uno di endurance. Diciamo che è medio, questo è di sicuro più interessante in questo momento, anche se ci dà combattimento a due mani. Fabbri ci danno combattimento a due mani, più endurance e più smiting, e anche questo medio ci dà questo. Lo smiting può essere come può non essere interessante, ma endurance, ricordiamoci che il fatto di aumentare l'attributo vuol dire che ci aumenta leggermente anche la possibilità di migliorare queste due abilità qua. Questa è trascurabile, va tutto su questa zona qua, e direi che questo è più importante che ce l'abbiano i companion, e questo diventa importante più avanti nel gioco, ma neanche importante, non è fondamentale come altre abilità. E qua appunto anche questa è trascurabile. Per cui diciamo che questa forse è la più interessante, insieme forse a questa, un po' per il mio background, però questa qua. E come potete vedere ce ne sono altre consecutive. Cercate sempre di migliorare la vostra situazione investendo in punti in cui già ne avete. Tipo, questa è discreta perché ci dà più endurance e più riding, però il fatto che ci dia medicina non è la cosa più fondamentale. Forse la migliore in questa situazione è questa, che ci dà athletics, ci dà più uno di control e ci dà più uno di one-handed. E dicendo, poi ci sceglie l'adolescenza, ci sceglie la giovinezza e da giovani adulti. Come potete vedere, sono cinque situazioni che ci fa scegliere, o sono sei? Forse questa è già la sesta, sono cinque. Comunque, ci fanno aumentare le nostre caratteristiche. Sono da scegliere bene i nostri punteggi, perché questi ci danno un'ottima base di partenza. E se avete visto il mio tutorial delle abilità, che vi consiglio di vedere magari prima di questo, o comunque dopo aver visto questo, perché ormai questo l'avete finito di vedere, vi danno un buon punto di partenza. Detto questo, una volta che fate next, qua ci sono le opzioni, che di base, se non avete mai giocato a Mount & Blade, vi consiglio di lasciare così come sono, a very easy, perché altrimenti il combattimento diventa subito molto punitivo. Enable Death è un po' una modalità Iron Man, nel senso che vi consente di avere i companion che muoiono, e da quello che ho capito anche voi stessi, e giocare con un vostro erede. Visto che la morte è molto 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 facile, se non sapete cosa state facendo, vi consiglio di non metterlo. E questa qua anche la sconsiglio, perché è quella che fa mettere i punti abilità in automatico ai nostri companion, ma è meglio sceglierli accuratamente. Detto questo, start game e inizia il gioco. Spero che questa guida vi possa essere utile. Se per caso aveste delle domande, vi consiglio di scriverle qua sotto nei commenti, come anche iscrivervi, lasciare un mi piace se per caso non l'aveste già fatto, e se foste interessati a seguire altri video di Mount & Blade Bannerlord. Ciao a tutti e buona giornata. Ehi, la ciurma, torno solo un attimo ad aggiungere due cose. Questo video doveva già uscire tempo fa, ma in realtà ho scoperto delle altre cose nel mentre, e devo assolutamente parlarvene in questa piccola aggiunta che viene dopo. Allora, intanto non ho parlato bene, non ho specificato bene il fatto che i 10 skill level sono 10 punti di quella determinata abilità che vi ritroverete nel gioco. Attualmente non sembrano funzionare correttamente, perché li ho trovati sempre solo assegnati alla prima delle due abilità e non a entrambe. Però tecnicamente, da quello che ho capito e da cosa ho dedotto parlando con altre persone su Reddit e sul forum, dovrebbero essere assegnati a entrambi. Quindi in questo caso avreste
10 punti a Steward e 10 punti a Tactics. Altra cosa che ho scoperto nel mentre, facendo delle indagini in più, da cui nascerà un altro video molto più approfondito sulla creazione del personaggio, ma che probabilmente farò in inglese per condividerlo con il pubblico internazionale, è la parte giovinezza, youth. Ci sono sei possibili opzioni che vanno a influenzare le vostre abilità, ma non solo, nel senso che in base a quello che sceglierete e in base alla fazione in cui vi siete alleati, cioè di cui fate parte, ci sono delle armi e un equipaggiamento, un'armatura differenti all'inizio del gioco. Per cui, per esempio, come potete vedere qua, c'è una lancia, uno scudo, una spada. È una tipologia di armatura e di staffe per il cavallo, mentre invece qua, come potete vedere, le staffe sono cambiate, l'armatura è cambiata, ma le armi sono le stesse. Ma se andiamo qua, non ha più la lancia, ma le frecce e l'arco. Per cui qua vi troverete con arco, frecce, scudo e spada. E la sella sembra la stessa di questa zona, di questa prima scelta qua. Qua invece ha una mazza, potete vederla appesa, poi sì, sembra una mazza, un arco e le frecce. Qui ha una mazza e la lancia, e qua invece ha dei giavellotti e una spada. Questo vi può servire perché appunto in base a quello che scegliete non solo viene modificata la vostra esperienza e le vostre abilità, ma anche l'arma con cui iniziate. Secondo me non è una cosa fondamentale perché tanto le prime armi con cui iniziate sono scarse e verranno cambiate molto presto, per cui non focalizzatevi troppo su quello, mentre invece le abilità vi resteranno per sempre, per cui considerate più le abilità, ma volevo aggiungere questa cosa qua e il fatto che farò un video poi più specializzato, ma in inglese, più avanti quando sarà possibile. Ciao a tutti, di nuovo.